Vorrei innanzitutto ringraziare il professore Tussaud che ci ha invitato, mi ha invitato qui a Budapest per la sua calorosa accoglienza. Io parlerò in italiano, che mi è più facile, che è anche la lingua dei nunzi, e devo dire che è anche la lingua franca di tutti coloro che lavorano all'archivio segreto vaticano, che in qualche misura è la nostra comune patria. Dunque, nel 1647 il nunzio apostolico Niccolò Guido di Bagno decise di pubblicare in Francia un decreto del Sant'Ufficio che stabilisce il primato di San Pietro su San Paolo in qualità di, cito, nunzio presso la persona del re e il regno di Francia. Immediatamente il procuratore generale del Parlamento di Parigi, Omer Talon, denuncia la violazione delle massime gallicane in questi termini. Le nonce faisant fonction en France d'ambassadeur et n'en pouvant faire d'autre, il n'a aucun emploi que proche la personne du roi et n'en peut avoir dans le royaume. Questa posizione di principio fu quella di tutti i capi di Stato e di governo in Francia dal 500 all'Ottocento, qualunque fossero le relazioni tra la Francia e il Papato e qualunque fossero i regimi politici. Essa sembra rifiutare al rappresentante del Papa una definizione territoriale per restringerlo a un rappresentante accreditato di una potenza politica. Comunque, interrogarsi sulla territorialità del nunzio nel corso dei quattro secoli di quasi ininterrotto concordato torna a concentrarsi sulla dimensione spaziale di una missione che non è definita in primo luogo da questo criterio. La territorialità è soprattutto una questione politica per la Santa Sede, che offre così la sua visione del mondo sul piano diplomatico, poi a livello individuale del nunzio e, infine, a livello della sua rete di rappresentazioni. In secondo luogo, si tratta di una realtà per il prelato che è investito della qualità di nunzio. Si può misurarla secondo le modalità della conoscenza che lui ha del paese in cui si svolge la sua missione. Questa realtà è comune a tutti coloro che sono in questa posizione, ma naturalmente si declina anche variamente a seconda dell'individuo, quanto è vero che un diplomatico ha una storia, una cultura, una personalità, particolari, che non si può ridurre ad un cursus honorum, anche se largamente condiviso. Infine, la territorialità del nunzio in Francia è un modo originale per tornare sul suo ruolo di delegato apostolico per la Chiesa di Francia, evidenziato da Pierre Blais 40 anni fa in un articolo ormai classico. Questa comunicazione è in gran parte basata su un materiale stampato di grande valore, anche se non bilanciato cronologicamente. La corrispondenza dei nunzi in Francia è quasi interamente pubblicata per il 500, ma solo 15 anni per il 600, niente per il 700, e meno di 10 anni per l'800. Il totale rappresenta non di meno migliaia di pagine. Tuttavia si deve sfruttare questa fonte con cautela, a causa della sua natura. In primo luogo, lo scambio di corrispondenza con la Segreteria di Stato ignora le realtà degli scambi di denunzi con altri organi della Curia, soprattutto, ne abbiamo parlato, le congregazioni romane, a partire del 600, e soprattutto propaganda fide. Poi, il contenuto delle lettere obbedisce a regole normative, che ogni nunzio, qualunque sia la sua personalità, deve osservare. Cioè nessuna notazione personale, marginale, ovvero non direttamente rilevante per la spiegazione delle trattative è consentita. La questione territoriale non è quindi specificamente trattata per sé, fuori delle contestazioni di confine politiche o ecclesiastiche, e non c'è spazio per le considerazioni economiche, culturali o dello sviluppo territoriale, per usare un vocabolario abbastanza anacronistico. Finalmente si deve notare, nel caso dell'Annunziatura di Francia, un'assenza quasi totale di relazioni finali, a differenza di quelle che si incontrano per esempio nell'impero all'inizio del 600. Lo stesso nome di missione diplomatica del nunzio si stabilisce lentamente, Francia.
Questo termine diventa abbastanza tardi il determinante naturale della missione del nunzio presso il re cristianissimo. Sembra che si debba aspettare l'anno 1601 e l'istruzione data al nunzio Innocenzo del Bufalo perché si parli per la prima volta, almeno in una istruzione ufficiale papale, della, cito, Nunziatura di Francia. Nell'Ottocento la lingua amministrativa e quella dei giornali sembra favorire, secondo la stessa logica metonomica, il nome di Nunziatura di Parigi. Ci si può vedere una forma di omogeneizzazione sul modello seguito da tempo per le nunziature dell'impero, che distingueva Colonia, Graz, Vienna o Praga. Questo cambiamento lessicale, che tocca altri posti come quello di Madrid, in favore di una realtà urbana e non più statale, non fu mai ufficiale. I documenti di accreditamento, per usare anche un termine moderno, provenienti dalla cancelleria pontificia e delle diverse segretarie, sono molto più cauti nella definizione del territorio, effettivamente assegnato al nunzio inviato in Francia. La sua figura istituzionale emerge in modo relativamente lento nella prima metà del Cinquecento. I primi nunzi mandati sono spesso nello stesso tempo legati alla terra, il cui spazio di azione viene tradizionalmente specificato. Il primo nunzio, Lodovico Canossa, è qualificato nel maggio 1514 di nunzio, cito, con i poteri di legato alla terra presso nostro carissimo figlio Luigi, re di Francia, e nel regno di Francia, così come in tutte le altre province, terre, luoghi e regno fuori d'Italia. Dopo il 1540, nessun nunzio riceve tali poteri nel corso della sua missione diplomatica. Ora, durante tutto l'Ancien Regime, non vi sarà fatto riferimento a un territorio d'azione del nunzio in Francia. Il suo carattere è di essere l'inviato del Papa presso il re cristianissimo. Nelle sue credenziali, il papato è attento a non assegnargli un ambito territoriale e riferisce alla formula classica di Christianissimus Rex Francorum. Tuttavia, i documenti aggiuntivi che il nunzio riceve alla sua partenza sfumano questa visione strettamente politica. Le istruzioni rilasciate dalla Segreteria di Stato sottolineano regolarmente la necessità per il nunzio di preservare l'autorità della Santa Sede nel regno e non solo presso il re o la corte. Una sola istruzione a mia conoscenza si apre con un approccio di tipo geografico. Essa viene consegnata al nunzio straordinario Ranuncio Scotti nel 1641. Cito, e la potete leggere, il regno di Francia contiene più di 200 città e numero grande di terre, castelli, villaggi, popolatissimi, e Parigi è stato chiamato da alcuni un piccolo mondo, come abitato da circa 600.000 anime, probabilmente solamente 300.000. La principale precisazione territoriale che contengono le istruzioni riguarda le condizioni di funzionamento della riserva papale sulla disposizione dei benefici nei paesi di obbedienza, cioè la Bretagna e i tre vescovati lorenesi. Questa è una realtà ecclesiologica che interessa meno la missione del nunzio che i dicasteri romani come la dateria o la cancelleria, il cui ragionamento, come si sa, è tradizionalmente diocesano, escludendo qualsiasi considerazione politica. I brevi delle facoltà spirituali mostrano significativamente al nunzio l'ambito territoriale entro cui riceve poteri speciali. Così il breve indirizzato al nunzio Bernardino Spada, il 13 dicembre 1623, dandogli il potere di assolvere dall'eresia e da diverse sanzioni ecclesiastiche, spiega che lo è, cito, per tutti i sudditi del regno di Francia, in tutte le province e le aree soggette a questo regno o ai territori vicini. Questi riferimenti hanno condotto Pierre Blais a sottolineare una competenza specificamente negata dai gallicani. Il nunzio era un vero delegato apostolico nel regno di Francia. Per attenersi ai soli testi, sembra che la missione del nunzio sia quindi duplice in termini di azione territoriale. In un primo caso, diplomatico e politico, il nunzio non conosce nessun territorio, ma solamente un potere. Nell'altro, delegato apostolico,
Il nunzio non conosce che i cristiani residenti in specifici territori. In realtà i due campi si compenetrano inevitabilmente, data la duplice natura del pontefice di cui il nunzio è rappresentante. Poi, queste aree geografiche, qualunque sia il loro punto di riferimento, cambiano durante il periodo. E la questione è quella, come il papato e il nunzio si adattano a questa realtà necessariamente in movimento. La prudente assenza di riferimento territoriale nei documenti ufficiali consente di seguire tacitamente le modifiche dei territori sottomessi all'autorità del capo di Stato in Francia, sia il re, imperatore o presidente. Ma è importante distinguere il caso della metropoli di quella coloniale. Quando l'area metropolitana cresce, l'autorità del nunzio di facto è aumentata. Affronta allora le problematiche interessanti i nuovi territori in corso di acquisizione o formalmente riconosciute dalla Santa Sede, ad esempio attraverso gli indulti di nomina ai benefici consistoriali, come nel caso dell'Artois, del Rossiglione o della Fiandra sotto Luigi XIV. Nel caso delle colonie, l'autorità del nunzio di Francia è di natura diversa e indiretta. Infatti, dal 1622, la Congregazione di Propaganda pretende di trattare esclusivamente tutte le questioni relative ai paesi di missione, ai quali appartengono di fatto le colonie. Per la prima volta, costringe Roma a specificare i territori per i quali il nunzio di Francia è un trasmettitore privilegiato. La divisio orbis terrarum provincialum, dovuta a Giovanni Battista Agucchi e stampata nel 1622 precisamente, divide il mondo in 13 regioni, di cui 10 sono assegnate ai nunzi apostolici. Il nunzio in Francia riceve i Pirenei al nord, il nord della Navarra, i territori della Corona di Francia e la Lorena. A causa dei principi gallicani, il nunzio apostolico è l'unico canale attraverso il quale passano tutti i negoziati con il governo francese. Poi l'azione diplomatica obbliga Roma ad affidare al nunzio in Francia la cura dei territori che non sono soggetti al potere politico presso cui è accreditato. Queste estensioni geografiche di competenza sono leggibili nella corrispondenza e nelle istruzioni emanate dalla Segreteria di Stato. Esse sono una risposta sia al processo di costruzione di una rete diplomatica, sia alle considerazioni religiose specifiche all'azione diplomatica della Santa Sede. In primo luogo si tratta di risposte pragmatiche. Nella maggior parte dei casi sono puntuali e appartengono ad una prospettiva europea più ampia dell'azione della Santa Sede, che probabilmente è la prima potenza a pensare in termini geostrategici tutto il continente e anche il mondo. Regolarmente e contro le regole ufficiali della diplomazia francese allo stesso tempo, il nunzio in Francia è consapevole della necessità di mantenere una corrispondenza diretta e regolare con i suoi colleghi in Spagna o nei Paesi Bassi, per esempio. A volte le opzioni locali del papato sono più strutturali e in questo caso a volte scarsamente controllate. Il caso dell'Inghilterra è un ottimo esempio. Dal 1582 il nunzio in Francia diventa ufficialmente un corrispondente per i rifugiati inglesi e scozzesi per i quali è nominato ordinario. Questo gli dà una responsabilità ufficiale per gli affari d'Inghilterra che segue ancora nei primi anni del 600, quando verrà chiamato, cito, soprintendente del Regno d'Inghilterra ed altri stati che vanno sotto quella corona. Infine, in molti casi il nunzio in Francia è in concorrenza o collabora con altri rappresentanti del Papa fuori di Roma. Quando i ruoli non sono ben definiti, questo può essere fatto a scapito dell'efficacia romana. Nel caso dell'Inghilterra, precisamente, il papato ha stabilito nel 1596 un nunzio a Bruxelles, il quale ricevette una missione simile a quella del nunzio in Francia. E successe quello che era prevedibile nel 1603, il nunzio in Francia, Innocenzo del Bufalo, riferisce a Roma l'inconveniente che erano stati inviati due agenti in Inghilterra dai due nunzi,
causando incongruenze e, in ultima analisi, il fallimento della missione degli inviati. A contrario, la situazione dell'enclave territoriale di Avignone e del Contado Venassino richiede il comune lavoro del nunzio e del vicelegato. Il vicelegato ad Avignone è un'autorità ecclesiastica molto comoda per il nunzio, che ha meno accesso al Delfinato e alla Provenza. Da parte sua, il nunzio difende regolarmente i privilegi economici e monetari della legazione presso il re di Francia. Il nunzio è anche retto dalle istruzioni in rappresentante privilegiato degli interessi degli avignonesi nella corte di Francia. In che modo e in che misura il nunzio in Francia conosceva il territorio oggetto delle sue negoziazioni? La storia di questa conoscenza in tempi moderni segue una evoluzione che porta da un confronto diretto con una varietà di luoghi ad una progressiva scoperta mediante lo studio della Francia e dei suoi territori. Il miglior modo per il nunzio di entrare nella varietà delle regioni soggette al re di Francia consiste in osservazioni dirette che può fare quando viaggia. La residenza ordinaria del nunzio è a Parigi, costituita in capitale indiscussa fin dal Medioevo. Però il nomadismo della corte di Francia, soprattutto nei primi due terzi del secolo Cinquecento, tuttavia favorisce un singolare incontro con diversi luoghi del regno. Essa porta il nunzio a frequentare soprattutto l'isola di Francia e la valle della Loire, ma la continuazione delle guerre in Italia lo porta anche spesso in direzione di Lione o della Provenza, nel famoso incontro di Nizza del 1538. Abbastanza rapidamente, tuttavia, dal regno di Enrico IV alla fine del Cinquecento, il re fermò la sua residenza in una regione nelle vicinanze di Parigi. Nel 1682, come si sa, lo stabilimento della corte a Versailles riduce definitivamente le opportunità per una scoperta dei territori francesi. Il nunzio però avrebbe potuto trarre vantaggio dalle numerose occasioni di viaggio offerte dalle guerre del re Luigi XIV. Ma per i prelati inviati dal Papa in Francia non era più il tempo di percorrere le strade. Il nunzio Fabrizio Spada, dopo aver esitato a seguire il re nella Franca Contea nel 1674, alla fine scelse di rinunciare. E l'anno successivo inviò il suo segretario nelle Fiandre presso il Re Sole per risolvere un caso che non poteva aspettare. Così, a partire dal 600, la migliore opportunità per un nunzio di scoprire qualcos'altro in Francia oltre la città di Parigi e i Castelli Reali è stato il viaggio di andata e quello di ritorno tra Roma e la Francia. In altre parole, tempi relativamente o completamente inutili per il negoziato. Nei primi decenni della Repubblica, negli anni 1870-80, il nunzio decise di partire da Parigi per incontrare i fedeli e i loro pastori durante brevi viaggi in alcune città e sedi episcopali del nord della Francia. Il nunzio Camillo Siciliano di Rende, che è nunzio tra l'82 e l'87, probabilmente approfittando del recente miglioramento della rete ferroviaria in Francia, moltiplicò così i viaggi in provincia. Chalon-sur-Marne, Rouen, Pithiviers, Boulogne-sur-Mer, cioè la Normandia e il nord della Francia, che sono oggetti di commenti a volte furiosi, naturalmente, a volte elogiativi sulla stampa francese. E il nunzio, normalmente, ricevette un rimprovero da parte del governo francese. L'incontro con il territorio francese, che a questo momento era senza precedenti dai primi giorni dell'annunciatura, si interruppe abbastanza rapidamente e il nunzio in Francia si fermò fino alla sua partenza nel 1904 in una prudente residenza parigina. La maggior parte della conoscenza che un nunzio ha del paese in cui deve negoziare viene dalle sue letture. La segreteria di Stato, che di solito insiste piuttosto sui libri politici e religiosi, raccomanda al nunzio Scotti nel 1641 di procurarsi libri o relazioni correnti per conoscere le peculiarità del paese. Cito: si reputa superfluo il discorrere delle province e divisioni di esse, cioè della Francia, della città, delle signorie e dei carichi e magistrati. Potendone avere vostra signoria fino al presente
informazione dalle storie e altre relazioni. Il crescente successo della scienza geografica tra il pubblico e il miglioramento degli strumenti grafici e scientifici promuove una migliore comprensione della Francia. Una volta che un progresso cartografico è stato compiuto in Francia, Roma lo segue immediatamente, come lo mostra la Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, dove la rappresentazione della Francia, eseguita verso il 1565 da Giovanni Antonio Vanosino, si ispira direttamente dalla mappa incisa nel 1560 all'iniziativa del sacerdote francese Jean Jolivet, come si vede sulla rappresentazione. Nel 600 Parigi diventa uno dei centri europei per la scienza cartografica. Il nunzio Spada, che fa dare lezioni di geografia al suo fratello minore Guido durante la sua nunziatura, porta con sé, tra i doni che intendeva fare alla sua famiglia, delle mappe geografiche. Tuttavia, è molto raro che il nunzio dia nelle sue lettere una panoramica della vita delle province, come fa lo stesso Spada nel 1675. A parte la vita politica e diplomatica internazionale, solo una considerazione potrebbe portare il nunzio ad abbassare lo sguardo verso le località francesi, e cioè la riforma cattolica. E vengo alla mia ultima parte. Tradizionalmente, in epoca medievale, la visione del mondo del papato è scandita dalle diocesi. Questa geografia ecclesiastica incontra frontalmente la costruzione degli stati moderni nel 300 e soprattutto nel 400. Sappiamo come i monarchi del 500, specialmente Filippo II, hanno cercato di far corrispondere i confini dei loro stati con quelli delle diocesi o città. Allo stesso tempo, la riforma tridentina ha riattivato il ruolo della dimensione diocesana, sottolineando il ruolo centrale del vescovo e dunque del territorio affidato alla sua cura pastorale e giurisdizione. Come sappiamo, il ruolo del nunzio apostolico viene riequilibrato in questo momento per sostenere l'attuazione di questa riforma nei paesi in cui si trova. Il nunzio in Francia, come ha mostrato Alain Talon, non fa eccezione a questo cambiamento molto significativo. Pertanto, è naturalmente portato molto più che in passato a preoccuparsi dell'evoluzione disciplinare ed ecclesiastica della diocesi in Francia. Il nunzio del 600 e del 700 risiede a Parigi e non può né vuole, l'abbiamo visto, lasciare questo posto così conveniente per raccogliere informazioni di carattere generale. Questa residenza, tanto obbligata quanto desiderata, porta inevitabilmente ad un chiaro disprezzo per le zone più remote, come i margini meridionali e orientali della Francia. Per il papato, lo svantaggio è in parte compensato dalla presenza, primo, di un vicelegato ad Avignone, e dal fatto che i rari casi di visite ad Limina riguardino proprio queste aree. Il nunzio avrebbe potuto beneficiare di contatti facili con l'insieme dell'episcopato francese. La coscienza collettiva di questi ultimi è stata incompleta e incarnata in istituzioni innanzitutto fiscali. La creazione dell'Assemblea del Clero di Francia risale al 1561. Essa si radunava solo ogni 10 anni in modo plenario dall'inizio del 600. Inoltre non riuniva tutti i vescovi le cui diocesi sussistevano nei territori sotto l'autorità del re di Francia. Il nunzio non poteva dunque sperare di approfittare di questi incontri per informarsi regolarmente della vita della Chiesa di Francia. Nell'Ottocento non c'era un organo unico per l'episcopato francese e il papato era certamente più informato del nunzio stesso mediante le visite ad Limina, cresciute dagli anni 1840-50 rispetto al passato. La conoscenza locale dei nunzi proveniva più da un contatto diretto con i prelati. Tuttavia, sotto l'Ancien Regime, i rapporti del nunzio con l'episcopato francese diventano nel corso del tempo meno frequenti. Infatti, nei primi anni del 500, l'ufficio episcopale era relativamente concentrato su pochi individui che cumulavano molti vescovadi e soprattutto frequentavano la corte dove il nunzio poteva incontrarli regolarmente. La riforma tridentina
attuata tra il 1580 fino al 1650, possibilmente, ha avuto l'effetto di spostare i vescovi dalla corte e quindi dalla presenza del nunzio. Non è sorprendente vedere come il nunzio rannunzi negli anni 1680, i cui informatori erano ridotti, cito Bruno Neveu, ad alcuni mendicanti religiosi, evochi molto poco nelle sue lettere le figure emblematiche dell'episcopato del tempo, come Bossuet, Le Tellier o Colbert. Tra i molti ostacoli volontari o involontari, giuridici, politici o materiali che potevano frapporsi tra il nunzio e l'episcopato francese, la padronanza della lingua francese era importante. Se i primi nunzi potevano non parlare francese in un contesto di quasi bilinguismo delle élite francesi del Rinascimento, divenne sempre più necessaria nel momento in cui l'italiano venne meno praticato dall'aristocrazia francese, dove si reclutavano i governanti e i vescovi. Nel 1687, il cardinale vescovo di Grenoble, un grande riformatore francese, Étienne Le Camus, si lamentava e spiegava a Roma la necessità di rivedere completamente la formazione dei nunzi. E diceva: «Je m'offre de leur expliquer à leur passage», cioè quando passano nelle Alpi, «l'état de la France et de la cour qu'on ignore hors du royaume et qu'on ose presque écrire, ce qui fait prendre bien des contretemps». Quando si possiede la corrispondenza privata del nunzio attraverso archivi di famiglia, lo stretto rapporto del nunzio con i vescovi, anche con sezioni più grandi della società francese, appare chiaramente. La crisi giansenista del Settecento ha portato una corrispondenza di tutte le diocesi della Francia con il nunzio apostolico, come mostrano i volumi di corrispondenza delle due nunzi Gualterio, ora conservati presso la British Library di Londra. Gli archivi dell'Annunziatura di Parigi nell'Ottocento evidenziano ancora di più il flusso sostenuto di informazioni di qualsiasi genere verso il nunzio di Francia. A volte può anche nascere una complicità epistolare con i vescovi francesi che fanno il nunzio più consapevole della diversità delle diocesi, come per esempio la corrispondenza pubblicata dal cardinale Poupart tra il cardinale Mathieu e l'internunzio Garibaldi, durata per oltre 10 anni alla metà dell'Ottocento. Vengo alla mia conclusione. Dal 500 all'Ottocento, il rapporto del nunzio con il territorio è stato sempre meno intenso, ad eccezione di qualche piccolo viaggio effettuato grazie alle ferrovie. Pertanto, se ciò appare poco dalla corrispondenza con la Segreteria di Stato, gli archivi personali e amministrativi dimostrano che i suoi legami con la Chiesa di Francia si sono rafforzati e lo informano su alcune terre lontane. Il processo politico di emancipazione del paese verso il capo di Stato, visibile già nell'epoca moderna e che in Francia la rivoluzione ha contribuito a iscrivere nella vita politica, ha permesso di avvicinare il nunzio ad una realtà territoriale alla quale non poteva accedere a causa della sua posizione ufficiale di ambasciatore e a causa dei principi gallicani. La confessionalizzazione della sua missione, continua dall'epoca tridentina, ha così contribuito alla pienezza della territorialità del nunzio in Francia. Vi ringrazio. Grazie.